Il 23 dicembre i sindaci del comitato che sta portando avanti la battaglia contro i rincari dei pedaggi autostradali sarà di nuovo a Roma, sotto Palazzo Madama. Sfileranno in segno di protesta, con appuntamento previsto alle 10.30. Ma c'è di più, perché il comitato dei sindaci annuncia per il 27 dicembre, in un tratto di autostrada, una manifestazione ben più grande, un corteo lumaca, con il coinvolgimento di autotrasportatori e pendolari. Manifestazioni pacifiche, ma gli oltre 100 sindaci di Lazio e Abruzzo ora alzano la voce. L'incontro precedente a Roma è stato nulla di fatto. L'unica cosa ottenuta è la promessa, solo una promessa, di un emendamento alla legge di bilancio per congelare il salasso del 34,5% sui pedaggi di A24 e A25 per 4 mesi. Poi il nulla. Nell'incontro di ieri a Carzoli si sono messe a punto queste iniziative e strategie di fronte ad un'indifferenza totale, con i sindaci capeggiati da quello di Carzoli, Velia Nazzarro. I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo, che da anni oramai sono impegnati nella lotta al caro pedaggi per la sicurezza della A24 a A25, restano veramente indignati dinanzi all'indifferenza dimostrata fino ad oggi dal governo e dai nostri rappresentanti in Parlamento. Le nostre istanze non vengono più ascoltate, le nostre voci non sono ascoltate. Abbiamo ricevuto tante promesse, ma nulla di più, e le proposte che sono state fatte sino a questo momento non sono altro che delle toppe, e anche delle brutte toppe. Per questo noi non siamo disposti a tollerare più questo atteggiamento, questo comportamento, soprattutto questa indifferenza, perché noi rappresentiamo i nostri cittadini, i nostri territori, dove ci sono molti, molti problemi, e questi governanti è ora che vengano a rendersi conto di quella che è la situazione, non possono più ignorarci. Per questo noi andiamo avanti, per questo noi il 23 dicembre ci troveremo a manifestare davanti al Parlamento, perché dovranno sentire le nostre voci, e non ci fermeremo, non accetteremo i rincari ormai prossimi dal 1 gennaio, e non accetteremo delle soluzioni temporanee. Vogliamo una soluzione definitiva al problema. I sindaci e gli amministratori non mollano, andremo avanti su tutte le strade che possiamo percorrere.